e Serie A strameritata. Giustizia è fatta dopo lo scippo dell'anno scorso alla Dall'Ara di Bologna. Dopo una cavalcata incredibile, il Pescara dunque è coronato il sogno del ritorno nella massima serie, a distanza di 4 anni dalla promozione del Pescara, allora allenato da Zdenek Zeman. Dopo il successo per 2-0 all'Adriatico, i biancazzurri sono riusciti ad impattare al provinciale per 1-1 e al 91esimo è scoppiata la festa dei tifosi biancazzurri sia al provinciale che in città. Il miracolo di Massimoddo è diventato dunque realtà. Ora la festa giusta, calda e appassionata. Tra una settimana si inizierà a lavorare e a pensare al futuro e soprattutto al mercato. Si comincia in un clima caldissimo e con un gran tifo sugli spalti, oltre 400 supporters biancazzurri in curva sud. Nel Trapani Cosmi manda in campo una squadra a trazione anteriore con Coronado a centrocampo, ma di fatto a supporto della coppia Citro Pektovic. Nel Pescara non scherza Massimoddo, che preferisce arretrare Benalì sulla linea dei centrocampisti, mandando in campo Pasquato dall'inizio al fianco di Caprari e a ridosso di Lapadula. Al quarto, punizione dell'ex romanista e parata a terra di Nicolas. Sul capovolgimento di fronte, Citro, tenuto in gioco da Zampano, ad andarsene in contropiede e a presentarsi solo davanti a Fiorillo. Per lui è un gioco da ragazzi superare il portiere biancazzurro e mettere il pallone in rete con un diagonale. Il Pescara, scioccato dal gol dei padroni di casa, reagisce e al nono è Caprari a chiamare alla parata a terra Nicolas, che spedisce il pallone poi in calcio d'angolo. I biancazzurri soffrono la pressione e l'agonismo locale, con Eramo pericoloso al quarto d'ora, con Fiorillo costretto a smanacciare il pallone. Ancora Trapani al 20esimo con una mischia in area pescarese risolta da Fiorillo e compagni. Al 28esimo si rivede pericoloso Citro in area biancazzurra con il pallone che viene poi spedito dai difensori biancazzurri in calcio d'angolo. Il finale di tempo vede poi al 36esimo un'azione colossale per la Padula, che scarica in area su Nicolas, che salva, porta il risultato. Passa qualche istante ed è Pasquato a mancare un'altra ghiotta opportunità. Al 40esimo il Pescara poi grida il rigore per un tocco con la mano in area del difensore siciliano Scognamiglio su colpo di testa di Lapadula, e con Maresca di Napoli, che ben piazzato lascia incredibilmente proseguire, facendo imbestialire giocatori e tifosi biancazzurri. Al 43esimo si rivede l'11 trapanese con una punizione di poco al lato di Pektovic, l'ultima occasione ancora invece di marca pescarese con un pallonetto di Pasquato che manca ancora il bersaglio. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 in campo, anche se al quinto Serse Cosmi manda in campo Barilla al posto dell'infortunato Fazio. Arriva il 12esimo e Valerio Verre, con Nicolas fuori dalla porta, si inventa un gol pazzesco da 40 metri mettendo il pallone all'incrocio e facendo scoppiare l'esultanza dei tifosi biancazzurri in curva sud. Il Pescara vede la più vicina. Dopo l'1-1 Oddo richiama in panchina Torreira, mandando in campo Bruno per dare maggiore sostanza al centrocampo. I siciliani si scoprono e al 20esimo Lapadula, lanciato verso Nicolas, viene cinturato da Scognamiglio, che prende il rosso per fallo da ultimo uomo. I giocatori e i tifosi del Trapani perdono la testa e in campo piovono bottiglie a ripetizione. Dopo qualche minuto di caos la situazione torna, si fa per dire, alla calma, con Cosmi che tenta il tutto per tutto mandando in campo Ciaramitaro e Montalto al posto di Eramo e Nizzetto. Il Trapani si rende poi pericoloso al 29esimo con un tiro al lato proprio del neoentrato Ciaramitaro dal limite, ma le cartucce dei Granata sono esaurite. I ragazzi di Oddo ci credono sempre di più, con Caprari che al 35esimo si divora poi il gol del 2-1, così come accade qualche secondo dopo con un tiro al lato di Benalì. Il finale vede il presumibile assalto confuso dei siciliani, tra l'altro in inferiorità numerica, ma per il Pescara può iniziare la festa giusta e sacrosanta. Dopo 4 anni per il Delfino è di nuovo Serie A.